Eccoci di nuovo a Talent League. Ciao Ale, ciao. Sei rimasto qua? Sì, sono rimasto. Volevo fare una partita al flipper, però sono rimasto. Ma va bene, va bene. Senti, dobbiamo ringraziare innanzitutto le nostre coach che si sbattono una cifra, tutti detto così un po'. Però no, insomma, stanno lavorando sodo con i nostri concorrenti per migliorare le loro performance tutti i giorni. Sì. Sai che hanno pochissimo tempo, 24 ore per preparare la performance della volta successiva. Loro cantano quei pezzi, li preparano in 24 ore. Per cui ringraziamole Federica Gili e Michela Olivieri. Ciao, ciao. Vedete che io con quella curva della schiena non faccio niente. Ma chi era quello? No, puntata stellare, ragazzi. Quindi iniziamo subito il girone B con Jai Uloi che gioca in casa con This Is The Life di Amy McDonald contro Frankie Gibson che canta invece Don't Be So Shy di Imani. Pompa! 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 No, ce l'ho io una camicia così. Rest your hand, close your eyes, your life. Back of my clothes, back of the fire. No, non lo riesce a guardare manco lei. Back of shine, your light, your light. Ho preso tacchi. Back of your clothes. And let me higher. Don't be so shy. You're right, you're right. Back of land, I'm coming. You feel my hips on your hand. I'm coming. Io lo amo. You feel my hips on your hand. Oh, gli sta misurando. Get off your clothes. Capite? And let me higher. Don't be so shy. You're right, you're right. Non ce la fa, guarda. Io lo guardo in basso. Music. Music. Pompa. Molto disjoke. Ma io quando ti ho detto ti voglio prestare delle cose, intendevo questi vestiti allora... qua. Che ha detto? Non me la ricordavo. Non se la ricordava. No, ma sai che mi ricorda... Albanese quando fa il comico, cioè fa il comico, è un comico. No, quando fa dai, accetto la qualunque. Bellissimo. Io sono guarda ragazzi, io non riesco, posso parlare dopo? Posso parlare? Ma devi parlare dopo. Dobbiamo sentire ancora Jai Uloi. And you're singing the song thinking this is the life. Where you gonna go? Where you gonna go? All the wind and whistles down the colder streets at night, and the people they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls, with the girls in their hair. Why the shots are meant to you, seats way over there. And the songs that get louder, each one better than before. And you're singing a song, thinking this is alive. And you wake up in the morning and you hear his voice and sighs. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is alive. And you wake up in the morning and you hear his voice and sighs. Where you gonna go? Where you gonna go? Oh, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have a stress and sighs. Where you gonna go? Where you gonna go? Oh, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight?
mi dici che ne pensi, per favore? Fammi un commento tuo, sono curioso. No, meravigliosamente pronta. È una voce stupenda. Chi vince? Vabbè, l'altro però ci ha fatto... Che sono curioso, sono curioso di vedere. Andiamo a vedere, perfetto, in grafica, subito, spariamoli immediatamente. I giudici hanno deciso che vince in maniera... Schiacciante, totalizzante, esemplare, un bel 4-0 per... Jaiuloi. Frankie, non ti abbattere, no. Il campionato è lungo. E anzi, desideriamo vedere tante performance. Io, cioè, Frankie, ti voglio fino alla finale perché... ho proprio bisogno di te. E voglio devo i tuoi tacchi. Devo ridere. Sì. Sì, sì. E poi siccome sei l'unico che suda insieme a me, essendo pieno di pelle. Esatto. Beh, abbiamo un altro match da vedere, cioè, no? Poi, guarda, mi ha ispirato. C'ho questa camicciolina uguale alla sua. Leopardata. Che me la metto poi per la prossima. Dai, allora, prossima sfida. Abbiamo un altro match davanti a noi. Si sfideranno Denise contro Chiara Aiello. Si esibirà... Sì. Per prima Chiara Aiello con Ti ho creduto di Giordana Angi. Successivamente Denise che gioca in casa con Frasi a metà di Laura Pausini. Vediamolo. Questa mattina non volevo proprio alzarmi, ma mia madre ha cominciato ad urlare. Per lei sono uno dei tanti rimorsi, per questo penso a te che mi sai ascoltare. Non vedo l'ora di compiere 18 anni. Ah, Getta la spugna! No, non me lo aspettavo, clamoroso! Si è emozionata? No, dai, vabbè, davanti ad un'altra opportunità comunque, sì. Non è detta l'ultima parola. Però c'è la penalty, ragazzi, meno un punto. Speriamo che possa recuperare, perché una vittoria, vabbè, significherebbe prendere 2 punti anziché 3. Naturalmente al pareggio, invece che prendere un punto... sarebbe a 0. E se perdi addirittura? Perdere sarebbe invece molto pesante, perché andrebbe a -1, ragazzi. Quindi un grande in bocca al lupo a Chiara. Sì. Beh, quindi adesso si esibirà Denise e poi e poi tornerà Chiara Aiello. E quindi dai. Vediamo Denise. Scusa anche per quello che sono. Spostati almeno e non provarci mai più. Quando di nuovo provo a rimettermi in piedi e tu che mi chiedi cosa mi resta di me, cosa mi porta a sbatterti in faccia il dolore? Non c'era posto migliore. Sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via. Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia, non ti grazie. E ora tocca di nuovo a Chiara Aiello. Sì. Vediamo, dai, Chiara, siamo con te. Questa mattina non volevo proprio alzarmi, ma mia madre ha cominciato ad urlare. Non ha avuto neanche il tempo di abbracciarmi. La colazione è pronta, vado a lavorare. A scuola le parole diventano botte, perché tutti sanno solo giudicare. E i miei sentimenti sono ossa rotte e comincio a stare bene. Quando all'uscita di scuola c'è sempre quel signore che vuol giocare con me. Questa mattina non riesco ad alzarmi, tanto mia madre non si accorge che sto male.
per lei sono uno dei tanti rimorsi. Per questo penso a te che mi sai ascoltare. Non vedo l'ora di compiere 18 anni per scordare tutto questo mio dolore. Forse non so se riuscirò a guardarmi e se il tuo sudore andrà via col sapone. Avevi detto che volevi essere solo un mio amico e ti ho creduto, ti ho creduto, ti ho creduto. E mi hai promesso che mi avresti preso un bel gelato e ti ho creduto, ti ho creduto, ti ho creduto. Non è una canzone facile, ma no, per niente. Mi fa male e lasciami le gambe che da grande ci devo ballare, ci devo ballare. Beh, qui no, ragazzi, no, una grande interpretazione, sì. E devo dire anche che forse il briciolo di emozione dovuto all'errore al gettare la spugna precedentemente in realtà ha reso l'interpretazione ancora più intensa. Sì. Però è un brano molto complicato. Porca molto miseria. Complicato, che non è immediato. E, vabbè, magari il giudice arriverà. Voglio sapere subito come hanno votato. Ricordiamo che Chiara Aiello ha un meno uno di partenza, esatto, perché ha gettato la spugna. Quindi in caso di vincita comunque andrà a 2 punti anziché a 3, in caso di pareggio a 0. Speriamo che non perda. Vediamo. Giuseppe Fisicaro ha votato per Denise. Marika Cecere ha votato per Denise. Siamo 2 a 0. 2 gol a 0. Salvo Longo. Chiara Aiello. Piccolo recupero. Veronica Rauccio ha votato per Chiara Aiello. Siamo pari. Un pareggio. 2 a 2. Ricordiamo la penalty della nostra Chiara, quindi meno 1. Per lei diventa 0. Quindi classifica finale. Jai Uloi in testa con 3 punti, segue Denise con 1 punto, abbiamo Chiara Aiello con 0 e Frankie Gibson con 0. Abbiamo visto le votazioni, andiamo subito a scoprire le scelte della prossima giornata. Giocano in casa Chiara Aiello e Frankie Gibson. Chiara Aiello ha scelto sia per sé che per l'avversario un pezzone. Forse è peggio quello che ha scelto per se stessa. All I Ask di Adele. E per Jai Uloi ha scelto Elisa eppure Sentire. Bella sfida, ah, bella sfida, bella sfida. Sì. Frankie Gibson per sé ha scelto una canzone di Renato Zero, Ti Adoro. No, il titolo è Mi Vendo, però comunque però io ti adoro, io ti adoro. Sì, sì, sì. Ti adoro. E per Denise invece, Meraviglioso di Negramaro. L'ho fatto così perché è una canzone che ho sempre amato moltissimo. Secondo te è stata intelligente come scelta? Perché comunque ricordiamo al pubblico che questa scegliere per l'avversario potrebbe essere una strategia per vincere, no? Quindi secondo te è stato intelligente dare... Frankie ha fatto un regalo a se stesso e anche a Denise. Sì. Sono due pezzi belli e Denise lo farà in maniera meravigliosa, quindi... come il titolo. E anche Frankie ci lascerà senza parole. Quindi se volete continuare a vederci, seguirci, dovete cliccare sulla campanellina delle notifiche, iscrivervi al nostro canale e soprattutto commentate, perché noi vogliamo sapere che cosa ne pensate voi. I commenti di Ale sono pesanti. Sì, sì, io parlo, ma perché io sono per il popolo, capito? Sono uno che riempie. Va bene, ciao ragazzi, alla prossima puntata. Ciao.